Buonasera agli amici di Ve lo dico qui, agli amici di TikTok, agli amici della pagina Facebook, del gruppo Facebook Frammenti di Giornata. Buonasera a tutti voi. È l'occasione per rivederci, per ci mancherebbe, però perché ho creato un mio sito, ve lo dico qui.com, perché ho creato un canale YouTube, ve lo dico qui, perché ho creato una pagina Facebook, ve lo dico qui, perché mi conosco. Arriva un momento in cui noi siamo soggetti nell'arco della giornata, non ce ne accorgiamo, ma continuamente siamo soggetti a impulsi esterni, no? Che possono essere di qualunque genere. Alcuni ci passano indifferenti, tant'è vero che non ce ne accorgiamo proprio, è la nostra psiche che funziona così. Altri invece ci colpiscono in pieno. E poco fa mi è arrivata una scheggia dritta nel cervello che mi ha fatto un po' girare i coglioni, perché scatta un ragionamento, forse da ignorante. Io faccio sempre una premessa fondamentale, parlo sempre da ignorante. Stavo in macchina, tranquillo, stavo ascoltando la musica, finché poi c'è il telegiornale, il radiogiornale, che ha tirato fuori una notizia, e allora a quel punto mi sono spostato su altri lidi per approfondire determinate cose. E cos'è che mi ha mandato un po' su di giri? E ne approfitto in questo breve video per fare una riflessione a voce alta con voi, un ragionamento insieme a voi. In Francia il governo sta pianificando una nuova riforma pensionistica dove innalzerà da adesso per ogni anno fino al 2030, innalzerà di 3 mesi all'anno l'età pensionistica fino ad arrivare all'obiettivo del 2030 di 54-56 anni. Ora adesso scusatemi ma sono distratto da un'altra notizia correlata a questa notizia qua, che riguarda sempre la Francia, la mia odiata Francia. Non c'ho problemi a dirlo perché mi sta sui coglioni, mi sta sui coglioni la Francia, mi stanno sui coglioni i francesi, è una cosa proprio a pelle, quindi non conosco filtri e mi scuso con chi è legato in un modo o nell'altro con questa nazione, non voglio offendere nessuno, però è un mio punto di vista. Ma l'altra notizia che mi ha mandato davvero fuori di testa è quella che vi sto per dire. Silenzio, perché sto edulcorando la rabbia. Ed è questa: sempre in Francia, innalzamento delle pensioni minime a 1200 euro. 1200 euro, il che vuol dire che un francese prenderà più del doppio di una pensione minima italiana. Lo spiego in parole più chiare: a parità di pensione minima un francese prenderà più del doppio, perché quelle italiane stanno a 5,60-5,70, adesso permettetemi l'errore, non vorrei sbagliare, prenderà più del doppio rispetto a un italiano. Non c'è valuta, la valuta è la stessa. 1200 euro contro 500 rotti, arrotondiamo a 600 euro, ok? Adesso facciamo un giochino. Facciamo che il francese e l'italiano, un francese e un italiano, vincono un viaggio premio a New York. Sto estremizzando l'esempio, eh? Il francese sbarca dall'aereo insieme all'italiano e dopodiché i due si salutano e affrontano l'avventura, la gita a New York, ognuno per cazzi suoi.
qual è il potere d'acquisto del francese e il potere d'acquisto dell'italiano? Il francese chiaramente, molto probabilmente, tornerà, se non è in Pulciaro, tornerà a Roma, tornerà in Francia con parecchi doni, parecchi vestiti, abiti, souvenir, quello che cazzo volete che sia. L'italiano, per comprare un dono, un abito o un souvenir, ci dovrà pensare due volte. Ok? Perché davanti a un vestito da 40, 50, 60, 70 euro, quel vestito da 40, 50, 60, 70 euro rispetto al francese costa il doppio. Perché il suo potere d'acquisto rispetto al francese è dimezzato. Adesso la domanda è questa: stiamo in Europa, la comunità europea, la moneta unica, per quale cazzo di motivo l'italiano deve essere quello che ha minor potere d'acquisto rispetto a tutti? Perché c'ha più buffi rispetto all'Europa? Ragazzi, me ne frega il giusto, me ne frega il giusto, ve lo dico proprio sinceramente, me ne frega assolutamente il giusto. Altro dato statistico che mi ha mandato ancora più in difficoltà: negli ultimi 20 anni gli stipendi medi dell'italiano sono diminuiti, avete capito bene? Diminuiti di circa il 2%. Mi posso incazzare se vengo a sapere che negli ultimi 20 anni nel resto di Europa, quindi non dico solo Francia, Belgio, Spagna, nel resto di Europa gli stipendi sono aumentati mediamente del 20%. Avete capito bene? Del 20% a fronte del meno 2% dello stipendio medio italiano. Non so i numeri che mi sto a inventare, sono stati pubblicati ieri o l'altro ieri. Dove cazzo va l'italiano? Cosa ci fa? Cosa può fare un italiano all'interno della comunità europea? A parità di lavoro, noi guadagniamo il 22% in meno rispetto a tutti gli altri nostri coinquilini europei. Il 22%, perché se io ho perso il 2% negli ultimi 20 anni, loro, tutti gli altri, nemmeno uno in particolare, tutti gli altri mediamente negli ultimi 20 anni hanno guadagnato il 20%. 20 più meno 2 mi fa un 22% di svantaggio a noi italiani. 22%, ragazzi, un quinto dello stipendio, fermi. Parliamo di tanta roba, eh? Parliamo di tanta roba, eh? Su uno che guadagna 2000 euro per fare un lavoro, qualunque esso sia, parliamo di 400 euro, eh? E allora la riflessione, condita da molta rabbia, da molta incazzatura da parte mia, è una riflessione che voglio dividere anche con tutti voi, è: non voglio passare per anti-europeista, no, ma è perché l'Italia non si mette in riga, non si mette a livello, non della Francia, come dicevo, non del Belgio, non dell'Olanda, no, no, di tutta la comunità europea. Perché l'Italia non si mette a quel livello? Qua più andiamo avanti, più si va avanti e più noi coglioni, noi italiani, andiamo indietro. Capisco il debito pubblico, capisco lo spread, tutte ste minchiate del quali a me cittadino interessa fino a un certo punto, a me soprattutto cittadino come me, come tutti noi che paghiamo le tasse
fior di tasse su, nella nostra quotidianità. A noi italiani, stare in Europa, se non riusciamo a livellarci agli altri, cioè che cazzo serve? Che cazzo serve? Non sto dicendo di uscire dall'Europa, sia chiaro, perché poi chi vede i video a saltellare di 10 minuti o di 10 secondi, 20 secondi alla volta, recepisce quello che ascolta in quel frangente, in quel segmento, e dà la presupponenza di capire il concetto di un video di 10 minuti. No, non funziona così. Imparate, perché nel mondo della comunicazione funziona così. Se volete vedere un video, se lo volete vedere, voi vedete tutto, così avete l'idea completa, non che ve lo vedete a cazzo de cane. Perché la rabbia che ho è perché sto paese di merda non si riesce ad allineare all'Europa. Vi ho fatto tre esempi, ve ne ho portati in questo video. Pensioni minime, 600 euro contro 1.200. Potere d'acquisto conseguente, paragonando un francese a un italiano. E soprattutto come la crescita degli stipendi medi in Europa a fronte del... la decrescita del 2% di quelli italiani. Di che stiamo a parlare? Di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? I lavoratori europei lavorano più di quelli italiani? Basta con ste cazzate. Basta con ste cazzate, non è vero. Un italiano lavora quanto un europeo e viceversa. Non diciamo più cazzate. Non diciamo più cazzate. Questo è lo spunto di riflessione che vi voglio regalare con questo video. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, buona serata.